Ma hey Cuccio, ben ritrovati dal vostro Andronico 21 su Nazma 11.3, lampo folgorante. Ero qui che stavo facendo un po' di sfide, infatti ho allargato un po' i miei orizzonti, ho fatto un po' di sfide extra e sto per finire la linea superiore, dopo aver finito ovviamente quella inferiore, delle sfide della Raimon. Per aprire tutti quanti i bauli di quella inferiore, ovvero l'unico che rimane è quello d'oro, mi mancherebbero da battere le ultime due squadre a livello S, mentre per la riga sopra mi mancherebbe da battere la Royal Academy a livello S ovviamente e l'Umbrella, e poi quelle sono le squadre più facili da battere, quindi si fanno abbastanza in fretta. Ma intanto vediamo, dobbiamo allenarci per la partita contro il Brasile, ma abbiamo un ragazzo della squadra del Brasile forse qui sotto, e c'è il ragazzino di prima che abbiamo aiutato nello scorso episodio. Eccoli, sono quelli i ragazzi che mi hanno aiutato quando sono stato aggredito da quei tipi col cane. No, e quindi vuoi ringraziarci? Siete voi l'Inazuma Japan Lagarto? Ah, lui probabilmente è fratello. Allora siete stati voi ad aiutare mio fratellino quando è stato attaccato nell'area brasiliana. Oh, tu fai parte della squadra brasiliana? L'avevo intuito dalla tua divisa. E questo quindi sarebbe il tuo fratellino? Non riesco ancora a credere che Macro Bingo si sia tirato indietro davanti a quei bulli. Che vigliacco. Ehi, non parlare così di Mac. Ma è la verità. E vabbè, ovviamente avrà i suoi buoni motivi e il suo amico, il suo compagno di squadra lo sa. Non per immiscarmi in faccende che non mi riguardano, ma in che rapporti siete con Sula Rice? Robinco non ci avrebbe mai chiesto di truccare una partita, a meno che non ci fossero stati gravi motivi a monte. Cosa? Non ci posso credere, non pensavo che si fosse arrivati a tanto, è terribile. Che cosa è terribile? Parla. Hai ingannato tutti quanti, Sula Rice. Quando è venuto per la prima volta, offrendosi di allenare la squadra, sembrava al di sopra di ogni sospetto. Ci aveva promesso le migliori infrastrutture per i nostri allenamenti e sistemazione di lusso per i nostri familiari. Per noi questa era l'occasione che avevamo sempre sognato, ma poi abbiamo scoperto l'altro lato della medaglia. Se avessimo disobbedito o giocato male, saremmo stati puniti dai suoi scagnozzi. E sarebbero stati coinvolti anche i nostri familiari. Ed è quello che è successo a mio fratello. È terribile! È come se stesse tenendo le vostre famiglie in ostaggio! È stato questo il motivo che ha spinto Mac a chiederci di lasciarci vincere. Ultimamente siamo stati puniti in modi sempre più severi. Alcuni miei compagni di squadra hanno riportato delle ferite. Alcuni giocatori sono stati addirittura aggrediti poco prima delle partite in modo che non potessero giocare. Ma non è un controsenso colpire i giocatori della propria squadra? Azula Rice non importa di noi. Per lui siamo solo delle pedine da muovere a suo piacimento. Mac sapeva che sareste stati degli avversari molto forti. Forse è per questo che vi ha chiesto di lasciarci vincere. Ha fatto tutto il possibile per assicurarci la vittoria. Ha messo da parte l'orgoglio per proteggere i suoi compagni e la famiglia. Ma è una storia terribile. Lo è. Si è sentito con le spalle al muro. Non aveva scelta. Sapeva bene che una nostra sconfitta avrebbe portato solo dolore e sofferenza. Io... non posso credere che la gente sia capace di arrivare a tanto. Non piangere. Abbiamo una prova che incasterà Azula Rice. Il documento è stato consegnato al direttivo dell'FFI. Una volta esaminato, Rice verrà arrestato e voi sarete liberi. Davvero? Non ci posso credere! Non so come ringraziarvi, Inazuma Japan! Non deve ringraziarci, l'importante è giocare una partita pulita e che vinca il migliore. Promesso, non vedo l'ora di dirlo a tutti quanti, grazie ancora! Purtroppo il problema è che io so, e anche tutti quelli che hanno già giocato sanno quello che andrà a succedere. Speriamo che sia una partita pulita, perché Azula Rice è peggio di Dark. Dark si era ravveduto, ma Azula Rice non cede. Abbiamo visto che poi comunque sia, nello scorso episodio abbiamo visto che ha dei piani militari per distruggere tutto e quindi fare più soldi ancora. Ma vediamo un po' come si svolgeranno le cose nella partita. Tutti i giocatori hanno dato il massimo, allenandosi duramente per prepararsi alla partita contro il Brasile. Nel frattempo, Bobby, Edgar e gli altri avevano deciso di unire le forze per proteggere il futuro del calcio. Ne sono contento di questa cosa. Intanto tiro fuori il pennino. Non abbiamo avuto più notizie dall'allenatore Hillman, mi chiedo cosa sia successo.
Oggi è il giorno della partita decisiva e ancora non sappiamo se ha consegnato le prove al direttivo. La cosa mi preoccupa. Beh, è l'adulto, no? Non sei ancora fatto vivo e che sarà mai? Ehi, ripetilo se hai coraggio. Mark, brutte notizie. Ho appena ricevuto una chiamata dall'ospedale. Si tratta dell'allenatore Ilman, ha avuto un malore ed è stato portato in ospedale. Dicono che sarà aperto d'urgenza. Cosa? L'allenatore Ilman si è sentito male? Oh, mister! Mark, dobbiamo andare subito in ospedale, non c'è tempo da perdere! Ilman non si sente bene, corri in ospedale, corriamo! Purtroppo è quello che temevo che sarebbe accaduto prima o poi. Dato che è accaduta, è ok che è accaduta qui e non nell'ultimo capitolo, perché poi dopo l'ultimo capitolo ti riempi di roba, invece qui... No. Ora vediamo come sta Ilman. A parte che l'abbiamo visto durante le varie fasi, durante i vari capitoli, che peggiorava sempre di più. Allenatore Ilman! Mi dispiace. Non sono riuscito a consegnare le prove al direttivo dell'FFI. Stavo camminando quando si è avvicinata a questa strana banda. Ho sentito una finta lancinante al cuore. Sembrerebbero le segnazioni di Zula Rice. Come si sono azzardati a... Non temere, ho messo in salvo le prove, ma non sono in condizione di portarle al direttivo dell'FFI. Forse voi potete... Oh. Mister, si sente bene? Deve cercare di non affaticarsi, signor Ilman. Il suo cuore non è in grado di sopportare sforzi eccessivi. Il suo cuore? Sì, il suo cuore è in gravi condizioni. Potrebbe fermarsi da un momento all'altro. Ha corso un grosso rischio a non farsi visitare prima. Allenatore Ilman, lei stava male e ce l'ha tenuto nascosto. L'ha fatto per noi. Ha trascurato la sua salute per farci concentrare solo sulle partite. Beh, questo non è importante adesso. Si deve operare e deve farlo subito. Un attimo, dottore. Voglio dire un'altra cosa ai ragazzi. Mi dispiace, ma temo che non riuscirò ad assistere alla vostra partita di oggi. Vinceremo per lei, mister. Stia a vedere. Non la deluderemo. Lei ha visto in me delle qualità che nessun altro aveva notato. Mi ha fatto conoscere il calcio. Io non lo dimenticherò mai. Questa voce, ora che ci penso, più l'ascolto, più mi suona familiare. Ho ancora molto da imparare, mister. Mi deve insegnare tante cose. Niente paura. Non ho intenzione di mollare, né ora né mai. Sono troppo ostinato per farlo. Non importa se le cose si mettono male. L'importante è lottare fino alla fine. Se non si è pronti a dare il massimo, si è destinati ad arrivare sempre secondi. Capito? Abbiamo capito, allenatore Ilman. Tutto chiaro. Bene, allora. In questo momento l'allenatore Ilman sarà già sotto i ferri. Ha difeso le prove contro Zula Rice a costo della sua stessa vita. Dobbiamo portarle al direttivo il prima possibile. Il problema è che se le portiamo adesso al direttivo delle FFI, faremo tardi per la partita. Se le portassimo a quel vecchio che non si fa mai la barba, il detective... come si chiama? Smith? Il direttivo gli darebbe ascolto. Ottima idea, Caleb! Il detective Smith aveva detto che oggi sarebbe venuta la partita. Scommetto che sia già diretto lì. Forza, andiamo allo stadio della testuggine. Hai ottenuto prove incriminanti. Ottimo. Stavo pensando, no? Nell'anime, a dire il vero, Ilman si fa controllare dai dottori quando si sente male, quando ha quelle fitte al cuore. E infatti in una scena si vede lui che torna a casa con una busta di medicine da prendere per via orale. Sì, perché il bello è che praticamente quando tu hai i sottotitoli e non la traduzione doppiata, non il doppiaggio, ti scrivono tutto quello che c'è, magari su un cartellone, su una scatola. Ed è questo il bello. Oh. Io direi che lo scenario è perfetto, perché non è l'ultima lotta, bello.
Bello, bello, bello. Dicevo, non è lo scenario dell'ultima lotta? E quindi ti fa capire che magari questa è una cosa anche peggio della battaglia finale. Battaglia ovviamente intesa come partita di calcio, eh. Anche perché, insomma, sulla Rise... è un tipaccio. Smith, oh, siete voi ragazzi. Avete l'aria molto seria, cosa vi turba? Detective Smith, il fatto è che... Cosa? Sembra che Hammond non se la passi bene. Ci pensare a consegnare queste prove al direttivo dell'FFA. Mark consegna le prove al criminale detective, ok. Voglio che vediate cara la pelle in questa partita, d'accordo? Questa estrema riservatezza è tipica di Hillman. Beh, non permetterò che ci lasci così. Non finché ci sarò io. Meno male. Bene, tutti allo stadio. Le semifinali. La cosa si fa sempre più seria. Io mi sento sempre più nervoso. Cosa ti dico sempre, Austin? Rilassati. Ci siamo allenati con tutte le forze. A meno che la partita non sia falsata da qualche imprevisto, dovremmo riuscire a vincere. Hai ragione, Axel, e ricordate le parole di mio nonno. Regola numero 2, del coraggio indomito. Puoi fronteggiare chiunque. Forza, andiamo allo stadio e vinciamo questa partita! Sì! Come ti ispira, Mark? Non ti ispira nessuno. Vediamo un po', non dovrei dover comprare nulla, anche perché ho abbastanza scorte. Più che altro le uso se incontro qualcuno da affrontare durante il percorso allo stadio. Ma per il resto no. Durante la partita puoi usarne massimo 3, quindi. Ah, questo è un altro di quei percorsi con più uscite. Beh, tanto tutto quanto lo faccio, quindi non mi preoccupo di prendere la strada giusta. Al limite torno indietro e prendo quella sbagliata. Ruba la palla, ok. C'è una tattica per rubare la palla velocemente e io non l'ho usata in questa partita. Perché non l'ho fatto, Andrew Link? Perché sei stupido? Praticamente bisogna mettere i due giocatori che hai ai lati più in alto possibile. Perché ovviamente il compagno a centro passerà la palla a uno di quei due. E quindi insomma appena passa la palla tu già sei lì pronto a rubargliela. È una tattica penso che chiunque adotti, quindi non è nulla di particolare. Sì, la strada è quella sbagliata, quindi eccolo qua che ci sta qua dentro. Scarpine eccellenti. Nel mio gruppo che mi segue ho Giulio Acuto e non l'ho equipaggiato bene. L'ho lasciato un pochino allo sbaraglio. Perciò devo un attimo arginare il problema di Giulio Acuto. Potrei dargli appunto gli scarpini un pochino più forti per i tiri. Perché mi hanno parato un pinguino imperatore X, quindi insomma... È preoccupante la cosa. Oh, mo sto trovando i ciondo di argento. Prima ne ho trovato un altro, ora un altro. Quindi insomma, ce ne ho già due. Iniziamo a ragionare. Inoltre, dopo quel grandissimo sbaglio con l'avvitamento esplosivo, sto recuperando e sto combattendo con Axel, facendo tirare sempre Axel, con la fiammata tripla. Insomma, perché l'ho detto il problema qual era, no? Della versione francese, quindi insomma, mi sono proprio... sbagliato in una maniera pessima. Cerchiamo di recuperare e di potenziare fiammata tripla, che dovrebbe già stare al 3 se non avessi sbagliato malamente. Ok, una bibita e una barretta super, ottimo. Queste le uso tantissimo, le uso per ricaricare i giocatori che consumano molti punti tecnica durante le partite. Inoltre, ora che ci penso, con Xavier ho imparato, o meglio, si è imparato da solo, salendo di livello, Aurora, che appunto è The Birth in giapponese, che sta a indicare appunto, sarebbe la mossa eseguita da lui e da Sean, in modo particolare, perché comunque sia sono due personaggi che sono rinati, o meglio, Sean è rinato come attaccante perché si è liberato della presenza del fratello. Mentre Xavier è rinato perché appunto era sotto l'influsso del padre, adottivo comunque sia, della pietra di Alius, e quindi insomma è rinato come persona. Qua troviamo un sacco di bella roba. Alcuna un po' più utile, alcuna un po' meno, ma è tanta roba e a me piace un sacco. Più che le tecniche mi piace trovare equipaggiamento. Però deve essere equipaggiamento insomma di un certo spessore.
Dai, però, mo qua era la strada quella sbagliata. Ah no, si ricongiunge. E vabbè, però torno indietro, torno, perché se c'è qualcosa da prendere. Cioè, Mark si è mosso da solo. Forze oscure al lavoro? No, punti passione. Infatti c'è qualcosa. Oh, a te la tattica. Barricata impenetrabile. E poi nient'altro. Bene, possiamo tornare sopra. Se non ci fossi andato avrei perso barricata impenetrabile. Inoltre a Fukuoka, che è posto appunto, posto particolare, ho affrontato i membri del gruppo che cantano le canzoni di Nazuma Eleven, ovvero i T-Pistons e Kemushi, che sarebbe il rapper. A proposito di pirati, ora che ci penso, c'era un giocatore portiere pirata in Nazuma Eleven 2 che era fortissimo ed era molto meglio di Mark, ma non mi ricordo qual è. L'ho visto usare durante una competizione a livello internazionale, se non sbaglio era quella giapponese, e vedevo questo ragazzo che usava sto portiere, ma era fortissimo. Hanno fatto vedere anche i parametri, aveva tantissima difesa, tanti punti tecnica, punti energia, un buon controllo, una buona grinta, cose che Mark non aveva. Forse Mark aveva più punti tecnica, ma la difesa surclassava. Era capitano. Il nome, nel nome aveva capitano nel nome giapponese. Aveva un cappello da pirata, da capitano appunto. Solo i capitani in genere portano i cappelli. Steve Squander, non ti voglio. Oh, bene. Meno male, ce l'abbiamo fatta. Non è che c'è qualcosa qui, no. Ma no, perché quando le piante coprono non si vede bene. Tipo a Fukuoka una pianta copriva uno scrigno, l'ho visto per sbaglio. Divisa alla moda. Ok, se è alla moda va bene. Attenzione, questo cosa mi dà? Dammi qualcosa di bello. Ehi! Appunti supremi volume 1! Subito! Subito! Oh, che bello! Gli appunti. Allora, dello spirito indomito, non arrenderti mai. Quindi cosa ci fa? Capacità parametri aumentati. Ah, ok. Quindi praticamente aumentiamo così i parametri. Mi pare giusto. E siamo arrivati alla spiaggia. Come vuoi che ti porti sull'altra sponda? Ho sentito bene? Sì, traghettatore di anime perdute. Oh. Bello. Siamo pronti per la battaglia della semifinale. Il bene contro le forze del male. Col padre, ce l'avete fatta stavolta? Ho dimenticato i nostri biglietti, no! Non puoi averli dimenticati di nuovo! Ma perché? Non ce la faranno mai. No, dai. Io voglio che alla finale vengano a vederci, dai. Devono assistere alla finale questi. Sembra che ci arrivo in finale perché di questo passo. Ah, macro bingo. Ciao Mac! Mark, amico mio. Allora? Robingo, il tuo compagno di squadra ci ha letto tutto. Lo so, la carta mi ha già informato. Abbiamo delle prove schiaccianti che smascherano i piani di Sula Rice. A breve saranno nelle mani del direttivo dell'FFI. Esatto, Mac. Non dovrai più temere Sula Rice. Adesso sei libero di giocare come vuoi. Io vi ho chiesto di farci vincere. Eppure voi mi avete aiutato. Perché? Voglio giocare a calcio con te. Quando ho visto il tuo tiro l'altro giorno mi è venuta una gran voglia di sfidarti sul campo. Però voglio giocare una partita corretta e leale. Una partita di cui andare fieri. Anche tu lo vuoi, vero Mac? Ascolta. Non importa cosa ti abbia spinto a farlo. Non riesco a perdonarti per averci chiesto di sabotare la partita. Ma anch'io come Mark sento il desiderio di giocare e misurarmi con te sul campo. Tra due attaccanti poi. Ragazzi, io... Scusate. Ehi, Mark, che succede? Ma che gli prende? Abbiamo cercato di aiutarlo e lui ci ringrazia così? Non posso metterci la mano sul fuoco, ma quel ragazzo ci nasconde qualcosa. Manca poco a calcio d'inizio. È ora di schierarsi in campo. In effetti è stato molto strano.
schierati in campo per la semifinale. Ma siamo da soli? Travis? E ora che succede? Si è compresso? Cos'è? Ah però, si circonda le donne, eh? Maledetto! Qui c'è soldi, ragazzi. Signore, prego, si accomodi. Ah, finalmente lo sentiamo parlare. Beh, la voce non è tanto diversa da quella che ho pensato io, eh. Minion, spero per il tuo bene che saremo noi a vincere questa partita. Sì, non si deve assolutamente preoccupare. Non c'è niente al mondo che il suo denaro non possa comprare. Sarà meglio per te. Wow. Mark! È detective. Detective Smith! Ha portato le prove contrarie al direttivo dell'FFA, ma non sono bastate per farlo arrestare. Sembra che alcuni membri del direttivo siano controllati da Rice. Tutte quelle prove non serviranno a niente. Vuol dire che erano già a conoscenza dei piani di Sula Rice. Li ha comprati. Li guardi, sembrano molto nervosi. A meno che sta scena fa solo incavolare, non mi fa ridere. Avanti, dovrà pure esserci qualcosa che possiamo ancora fare. Ho esaminato le prove che avete trovato. Sembra che manchi una conclusione, qualcosa che dia un senso a tutto il resto. Queste prove non sono complete. Manca una parte, sì, manca una prova definitiva che convinca del tutto il direttivo. Quindi, lei pensa che ci sia sfuggita una prova? Ma non possiamo mica andarla a cercare adesso. Mark, ora che ci penso, e se c'entrasse Hector Helio? Anche lui era nella villa di Zulan. Forse è stato proprio lui a prenderla. Forse hai ragione, Axel. Scommetto che Hector assisterà alla partita. Sarà qui da qualche parte. Diamolo che è in giro qui nello stadio. Sbrighiamoci. Potevate anche andarci in divisa? Dai, niente ancora, meno male, nessuna sfida, ti prego, non incappare ora in qualche malefica sfida. Dai che sei bravo, dai che sei bravo, giochino. Ma forse non le triggera. Eccoti qua, Mark Evans. L'unico e il solo. Mark, cosa ci fai qui? Non è una partita da giocare? Nelly, come mai sei... Ah, già, stai dando una mano alla squadra del Kotarl. Hector, ti ricordi quando ci siamo incontrati nella villa di Sula Rice? Per caso hai preso dei documenti quando eri lì? È solo che se troviamo altre prove Rice sarà arrestato. E così ma che tutti gli altri potranno giocare davvero. E poi... Calmati Mark, stai farfugliando. Fai un respiro profondo e cerca di spiegarci cosa succede. Il fatto è che Sula Rice deve morire in carcere. Quindi da vecchio. Capisco. Beh, allora credo proprio che sia il caso di consegnare a Mark quel documento. Non credi, Hector? Sei sicura? Il maestro ha detto che questo doveva essere il nostro asso nella manica se le cose si fossero messe male. Beh, non mi sembra che le cose vadano per il verso giusto ora come ora. Fidati di Mark. La sua squadra si occuperà di tutto. Se l'allenatore fosse qui, sono sicura che ti direbbe di consegnare le prove a Mark. Nelly, vedo che ti fidi ciecamente di Mark. Hai ragione tu. Sono sicuro che il maestro mi direbbe di dare la prova a Mark. Ecco qui. Questa è la prova che riguarda i piani di Sula Rice. Spero che ti sia d'aiuto. Prova mancante. Wow. Grazie Hector. Oh, e grazie anche a te Nelly. Meglio andare adesso, dobbiamo portare questa prova a Detective Smith. Mark, aspetta un attimo, non vuoi nemmeno sapere di cosa si tratta? È andato via. Certe cose non cambiano mai. Nelly. Mark Evans. Voglio affrontarti in campo.
ma prima dovrei battere il Brasile. In bocca al lupo, crepi il lupo. Dunque, purtroppo la partita slitta a domani, nell'episodio di domani? Domani è sabato, no, domani è domenica, quindi va a finire a lunedì. Ecco le prove, detective. Molto bene. Ah, mo c'è Travis pure. Sono riuscito ad arrivare in tempo. Cosa hai scoperto leggendo questo documento? Ecco, io non ho avuto il tempo di leggerlo. Capisco. Speriamo che basti a incastrare Zula Rice. Non mi resta che consegnare subito questa prova al direttivo dell'FFI. Speriamo che vada tutto per il meglio. Non ci resta che incrociare le dita e sperare che diano retta a Detective Smith. E se la prova mancante non dovesse bastare, la nostra vittoria contro il Brasile metterà nei guai Mac e gli altri. Non so come comportarmi. Possiamo comportarci in un solo modo. Abbiamo promesso all'allenatore Hillman di vincere. E io non intendo mancare a quella promessa. Ecco come mi comporterò. Hai ragione, Archer. Ivans, spero tu non abbia intenzione di rendere la vita facile ai nostri avversari. I brasiliani sono avversari forti. Se scendi in campo con questo atteggiamento sarai sconfitto in partenza, chiaro? Sì, mister. La quinta regola del nonno è quella della determinazione infinita e dice: nulla ti distolga dai tuoi obiettivi. Ogni giorno che passa diventiamo più forti. Se giochiamo come sappiamo e diamo il massimo, riusciremo a battere il regno. Bene, Cucci, allora per questo video è tutto. Lunedì si affronterà il regno e probabilmente nel corso della prossima settimana si finisce Inazuma Eleven 3 e poi si passa subito a Go, ma intanto continuo a portare le sfide extra di Inazuma Eleven 3. Ne porterò, se tutto va come penso, almeno 5, che sono quelle più importanti. Ovviamente ci sarà anche una partita contro gli angeli. Io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. In descrizione link per Twitter e per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. Noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.